Un applauso a Max, grazie. Sì, in realtà volevo parlare di più cose, però il tempo stringe. Quindi vengo subito al dunque. L'articolo 28 della Costituzione dice che il dipendente statale e degli enti locali, cioè il comune, è responsabile non solo penalmente, ma civilmente, a livello personale, per qualsiasi cazzata faccia nei confronti del cittadino. Quindi tutta questa normativa, nel momento, essendo nazista, essendo che questa normativa è completamente illegale, che viola la Costituzione, che viola la normativa europea, qualunque dipendente statale, che sia dell'ultimo livello, che sia il primo livello, compresi carabinieri, forze dell'ordine, qualunque dipendente statale che applica questa normativa, che viola i diritti di qualsiasi cittadino, anche di un suo stesso collega, cioè se il capitano dei carabinieri applica questa normativa al carabiniere, è passibile di un procedimento civile, non penale, che va tutto in prescrizione, tutto sarà a luce video. Civile vuol dire che alla fine perde la causa e gli porti via la casa, perché sta gente gli interessa solo il denaro, perché sono così. Quello che volevo dire è che è in atto un golpe bianco previsto già decenni e decenni fa. Pasolini lo disse: se non finiscono tutti in galera, questa gente che attualmente sta comandando l'Italia, lui parlava del santo vestito d'amianto, che c'è anche nei testi di Rino Gaetano, che ha detto tutto, e hanno ammazzato anche Rino Gaetano, come De Donno. Gaetano sapeva tutto, Rino Gaetano. Pasolini l'hanno ammazzato, guarda caso, dopo che ha fatto i nomi di quelli che secondo lui erano responsabili del strage di Stato e dovevano andare in galera. Il golpe bianco in atto da quell'epoca lì, lo disse Pasolini. Ci sarà un golpe bianco se non finiranno tutti in galera, e fece tutti i nomi. Mino Pecorelli si infiltrò nella P2 per sputtanarli, l'hanno ammazzato, diceva le stesse cose. Quindi oggi non siamo altro che raccogliendo i frutti del fatto che gli italiani all'epoca, quando Mino Pecorelli, Pasolini e Rino Gaetano dicevano queste cose, se ne sono fottuti il cazzo. E adesso questo è il colpo di coda di chi? Degli italiani che si svegliano quando gli toccano il buco del culo, perché quando gli diceva Pasolini e Rino Gaetano e Mino Pecorelli, dove cazzo erano gli italiani? Comunque quello che conta alla fine è sempre il portafoglio, perché la gente decide in base al portafoglio, gli italiani. Chiudiamo dicendo questa cazzo di pandemia ha la stessa, se andate a vedere la lettura del grafico di quella del 1918, è identica. E quanto cazzo è durata? Un anno e qualche mese, dal marzo del 18 a 2-3 mesi dopo, dell'anno dopo, esattamente come questa. Ora sappiate che io non ci credo al fatto che sono morti di Covid. Sono 30-40 mila persone, muoiono tutti l'anno di influenza, sono tutti morti di cortisolo, l'ormone dello stress. Vedete, la letteratura medica dice che quando è cronico, quando l'ormone dello stress è cronico, porta a indebolimento del sistema immunitario, la sindrome metabolica, l'ipertensione, l'iperinsulinemia, ha una serie infinita di malattie. Sono tutti morti di ormone dello stress. E la stessa cosa nel 1918, arrivavano dalla guerra mondiale, una guerra mai stata nella storia. Sono tutti morti, e se uno ha laureato in medicina non capisce quello che sto dicendo, vuol dire che ha ritardo cognitivo. Così come, e concludo, come diceva il grande Auriti, nel momento in cui che lui denunciava la Banca d'Italia, aveva due coglioni così sotto, nella Banca d'Italia lui diceva: se la Banca d'Italia dice che non lo sapeva, che il signoraggio è il signoraggio bancario, perché la Banca d'Italia truffa col signoraggio bancario, nel momento in cui io vi denuncio, e lui li ha denunciati veramente, non c'è più la buona fede. La stessa cosa vale per le procure della Repubblica e per le forze dell'ordine, che hanno l'obbligo di denuncia quando vengono a conoscere un reato. Loro potrebbero dire: ma io non avevo capito questa cosa che mi stai dicendo. Va bene, c'è la buona fede. Dopodiché, dopo che le abbiamo dette, le diciamo da un anno e mezzo, non c'è più la buona fede. Quindi le procure, se non indagano su questo golpe bianco, o sono rincoglioniti o non conoscono il diritto, perché li hanno promossi a calci nel culo nel loro cazzo di concorso di merda che fanno. Più 4.000% del miocarditi, più in America sono passati da 250.000 morti improvvisi a 7 milioni e mezzo, scusate se è poco,
che cazzo dobbiamo dire? Il lavoro di Loretta Bolgan è su PubMed e dice che il vaccinato per tutta la vita c'ha sistema immunitario a puttane, PubMed è il massimo livello scientifico al mondo, che cazzo dobbiamo dire più? Fatevi la terza dose, pigliatelo nel culo e toglietevi del cazzo.